Buonasera e bentornati al PCS Summer 2014 qui nella splendida cornice del Roof Garden. Sono in compagnia di due illustri personaggi del nostro territorio, esponenti del Monte Giordano. Allora, partiamo dal presidente, ho l'onore di presentarlo, il presidente Antonio Introcaso, buonasera. Buonasera. Invece alla mia sinistra abbiamo l'allenatore Massimo Caparaletti, buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti. La novità, la grande novità del PCS Summer di questa edizione, i talent di Pontina Calcio Show, Massimo Benedetti, buonasera. Buonasera a tutti. Accanto a lui abbiamo Salvatore Cannata. Buonasera a tutti quanti. E purtroppo per voi vi tocca Matteo Lupini, non è talentuoso ma chiamiamolo talent così magari si rincuora un po' di questa sua vita grama, no? Mazza, manco iniziato il summer già mai fatto nero. Comunque buonasera a tutti voi cari amici telespettatori. Ebbene sì, noi tre siamo il triunvirato di peso, tanto che Benedetti e Cesare, il buon Cannata e Pompeo, io purtroppo sono grasso, come potete vedere. Ecco, lo vediamo bene, Matteo. Beh, nonostante sì, la maglia nera, Caruccia. Sì, non è utile allo scopo, diciamo. Purtroppo. Matteo. Ovviamente ricordiamo che la mansione dei talent sarà quella di valutare la stagione appena conclusa di tutti i protagonisti seguiti da Pontina Calcio Show, quindi vedremo dei voti, delle opinioni e magari ne discuteremo anche con i protagonisti stessi, chissà se saranno d'accordo o meno. Ma questo accadrà dopo, adesso entriamo nel merito delle questioni del Monte Giordano. Cominciamo diciamo a valutare questa stagione 2013-2014. Mi affido subito al presidente, che di solito è tranciante. Un giudizio sulla stagione appena conclusa? No, abbastanza positivo, sono contento. Squadra dei bravi ragazzi, un allenatore che conosco da parecchi anni, quindi abbastanza positivo. È contento diciamo di quello che è il risultato finale, non so se coincide un po' con gli obiettivi che si era prefisso ad inizio anno? Ma purtroppo ci è mancato il portiere, perché sennò arrivavamo molto ma molto più su di come siamo arrivati. Allora andiamo a chiedere subito a Caparaletti, questa squadra poteva arrivare molto più su magari con un po' di fortuna o è mancato qualcosa, una sua valutazione? Beh, partiamo dal presupposto che comunque sia siamo moderatamente soddisfatti per tutto quello che è successo durante l'anno. La squadra è cresciuta, l'anno scorso dicevamo che avevamo gettato le basi per fare qualcosa di importante quest'anno ed è stato fatto. Ti lascia un po' d'amaro in bocca il fatto comunque sia di essere andato a giocare partite alla pari con squadre che poi, anzi mi tengo stretto se dico alla pari, con squadre che poi o hanno vinto il campionato o stanno in quarti di finale, in semifinale di Coppa delle Province. E questo ci deve soltanto servire da lezione per farci crescere, per farci migliorare, perché se comunque sia siamo moderatamente soddisfatti di quello che è successo e di quello che abbiamo fatto, vuol dire che abbiamo comunque sia spazio per migliorarci e questo sarà l'obiettivo per l'anno prossimo. Gli obiettivi parleremo fra poco, visto che ha parlato diciamo delle prestazioni della squadra nei big match, chiamiamoli così. C'è forse una partita che le è rimasta nel profondo come orgoglio, una grande prestazione della sua squadra dove ha dimostrato di poter magari anche vincerlo questo campionato? Beh, indiscutibilmente sì, ci sono non una, perché il campionato non è fatta di una sola partita. Sono tante le partite dove
siamo rimasti un po' così, un po' male, diciamo. Però ecco, il risultato alla fine è stato questo, ma su tutti io credo che la partita del ritorno col Cetus, io non penso che quella sia una squadra, sinceramente, che a noi ci può togliere 5 punti. È arrivata in un momento dove ci trovavamo con 3 giocatori squalificati, senza attacco e senza 4 giocatori squalificati, senza 2 attaccanti e 2 centrocampisti. Siamo andati lì, abbiamo creato 5-6 azioni a gol, al primo loro tiro abbiamo subito gol e ci ha tagliato un pochettino le gambe. Io come fase vedo quella la cosa un pochettino più. Poi per il resto dico solo una cosa: siamo andati a giocare a casa della prima classifica, dovevano festeggiare per vincere il campionato, senza nulla togliere al presidente, col presidente in porta. Al 40° del secondo tempo vincevamo 2-0. Poi si vede che non toccava a noi vincere quella partita. Allora, visto che ha citato questa partita memorabile, perché memorabile è stata la prestazione del presidente, questa forse un po' anche amara da ricordare, però ce ne sono state altre dove ha giocato nel suo ruolo preferito, diciamo così. Ci racconti un po' questa sua doppia veste, presidente, giocatore, quando l'occasione lo ha permesso. Non ha disdegnato di scendere in campo. No, ci sono rimasto male la partita che era la prima in classifica, ma quale prima in classifica? Abbiamo fatto una testa come un mappamondo. No, a me mi piace stare in mezzo ai ragazzi. Il pallone purtroppo è una droga, senza quello non si vive. Poi quando posso mi infilo, metto in croce all'allenatore e i miei 15-20 minuti me li do fa sempre. Ma quindi ci faccia capire, ha fatto pressioni all'allenatore, agli allenatori per giocare? No, io non faccio pressione su nessuno, a me piace giocare, io finché ce la faccio vado, poi quando non ce la faccio più butto le scarpe, l'attacco e continuo a rompere scatole a loro. Ecco, allora facciamo così, ci racconti un po' l'emozione, se ce n'è stata, in occasione del gol che ha fatto con lo Sparta Roma, un bellissimo gol in pallonetto, vero che comunque giocavate con l'ultima in classifica, ormai già sotto di parecchie reti, però ecco, per lei deve essere stato particolarmente bello segnare. No, vabbè, poverini, stavano peggio di noi, mi è capitato, poi quando mi capita non mi tiro indietro, né con la prima né con l'ultima. Questo si è visto. Allora, visto che abbiamo toccato, diciamo, la parte dolce, adesso andiamo all'amaro e le chiedo questo. Abbiamo parlato delle buone prestazioni nei big match, invece con le, diciamo, cosiddette piccole, il Montegiordano ha peccato in qualcosa, in che cosa secondo lei? Prendevamo le partite un po' troppo sotto gamba, non concentrati al massimo e poi i risultati sono quelli, c'è poco da fare. Se non sei concentrato ai 90 minuti, purtroppo noi c'è una squadra pure giovane. Qualcuno, tipo un Galliano che è un rompiscatole della squadra, meno male che quest'anno mandiamo via, quindi. Ecco, quindi ci svela già le strategie del prossimo calciomercato. Non so quanto possa essere felice Galliano che ha le nostre spalle, presidente. Non farà parte del progetto? No, Galliano io credo che lo butti fuori dalla porta, rientra dalla finestra, quindi non corre, c'ha le spalle larghe, queste cose le sa, insomma, le sa assorbire bene. E poi voglio ricordare una cosa, Antonio, ricordate sempre che quando il presidente dice così vuol dire che ti vuole bene, perciò alla fine leggi questo, ma lui lo sa. E credo che avete voluto molto bene soprattutto al vostro reparto offensivo, diciamo distinzioni non se ne fanno, però forse è stato il reparto più attrezzato quest'anno del Montegiordano. In particolare si è parlato molto della coppia pesante Candi-Arena, se potevano giocare insieme, non potevano giocare insieme, hanno giocato anche con buoni risultati, ci è sembrato. Sì, fondamentalmente sì, poi Roberto purtroppo ha preso quelle 4 giornate di squalifica che praticamente l'hanno fermato, perché in mezzo c'era la pausa, è stato tipo 2 mesi fermo. Pietro è una forza della natura, Roberto dentro l'aria lo conosciamo tutti,
il suo valore. E sì, non vedo perché rinunciare a due grandi giocatori così come a tutto il resto della squadra, perché se queste cose sono permesse è perché dietro c'è un lavoro di equilibri che permette a loro due di fare il loro meglio, quindi non vedo perché non si possa fare, tutto si può fare. Ci saranno anche l'anno prossimo? Beh, io me lo auguro, certo è un po' presto per dirlo. Io sto in contatto con tutti i ragazzi, abbiamo fatto qualche partita, abbiamo fatto qualche torneo tra calcio 8, calcio 11, siamo stati invitati dall'Indomita al Memorial Mario Padula e abbiamo giocato contro l'Uni Pomezia, squadra di promozione dove mi sono sentito dire dal guardaline però non si vede una categoria di differenza. Ho detto beh, veramente sono quattro le categorie di differenza, è rimasto male e ci ha fatto i complimenti. Sono contento di quello che i ragazzi fanno e magari a volte mi manderanno anche a quel paese, sia a me che al presidente, però ci seguono, ci danno tutto quanto e io sono orgoglioso di loro, gliel'ho sempre detto, gliel'ho detto tranquillamente. Ecco, dobbiamo migliorare contro le piccole, cosiddette piccole squadre, pensiamo di avere già le cose fatte quando invece non ce l'abbiamo, però miglioreremo, è l'obiettivo per il prossimo anno. Questo è l'obiettivo del Monte Giordano, l'obiettivo di PCS sarà scoprire un po' durante tutta l'estate quella che sarà la campagna acquisti, gli obiettivi del nuovo Monte Giordano. Adesso però è il momento di dare la parola ai nostri talent per vedere un po' come la pensano loro sulla stagione appena conclusa del Monte Giordano Calcio, così vedremo insomma se i voti saranno graditi ai nostri ospiti oppure dovranno arrabbiarsi tra virgolette, diciamo così, e proveremo anche ad alimentare un po' il dibattito. Inizierà Massimo Benedetti, che ricordiamo ha fatto parte del Monte Giordano per una parte della stagione e in coabitazione con Massimo Caporaletti, quindi il doppio ruolo di allenatore. Poi c'è stata questa separazione. Salvatore Cannata, illustre conoscitore di calcio del nostro territorio, ha espresso il suo voto e adesso è il momento del saggio impenetrabile Matteo Lupini, che armeggia questo pennarello e chissà che cosa scriverà. Solo per i lupini neri che ci ha dato ci dovrebbe dare un bel voto. Per essere generoso, insomma. Vediamo tra l'altro il presidente che... Penso che l'anno prossimo non veniamo mai in trasmissione, non ci sta ancora Lupini. Già si comincia a capire gli umori. Matteo, ti do il permesso, vai, gira e vediamo un po' questi voti. Allora, ecco qui. Massimo Benedetti ha dato voto 5, quindi partiamo da lui, così vediamo un po' la motivazione di questa valutazione. Vabbè, una valutazione, in pratica il giudizio lo dà il presidente, quando tu gli fai la domanda su se è contento degli obiettivi stagionali, lui è stato abbastanza categorico. Sinceramente, con l'affetto che posso provare per tutti, e quando dico tutti, io più del 5 non riesco a dare, poi probabilmente sbaglierò. Vediamo invece Salvatore Cannata, che ha espresso un voto positivo, un bel 7. È soddisfatto, diciamo, di questa stagione del Monte Giordano? Non è un bel 7, cioè io lo do il 7 per l'impegno. Come abbiamo già detto anche precedentemente volte, anche in trasmissione, è una società che vive sulle spalle del presidente. I risultati, come si dice ogni stagione, si fanno alla fine del campionato, cioè adesso fare dei commenti critici, positivi o negativi è tutto facile. Evidentemente, come diceva il mister Caporaletti, qualche risultato è venuto a mancare in casa e questo magari è un po' si è, diciamo, inciso anche sulla classifica finale. Però c'è da apprezzare l'impegno di questa società, ripeto, che sulle spalle del presidente Introcaso. Cioè non ci sono altri imprenditori. C'è anche da dire che su questa società sono giocatori, ragazzi che giocano per passione. Cioè, non, e per cui va anche
va anche dato un merito, cioè il 7 è per questo loro impegno. Quindi un 7 per l'impegno, mister Caporaletti. Adesso non so come vogliamo giudicare il voto che ha dato Matteo Lupini, che ha espresso un meno uno. Matteo, no, no, attenzione, no, no, spieghiamolo. La cosa bella è che è scritto grande, quindi vuol dire che è una cosa importante, Matteo. No, no, spieghiamolo, sì, bene questo, sì, voto. Non è che ho messo meno uno, ho messo uno in meno, cioè che ero io. Cioè, non mi avete mai convocato. Perché? Ma io ero tanto bravo, neanche mi allenavo, devo fare una bella tripletta senza pensarci. Perché non mi avete mai chiamato? Subito, Matteo. I calzini, tu pecchi nei calzini. In che senso? Purtroppo la formazione del tuo polpaccio non permette ai nostri calzini di contenere, e io non vorrei che magari persone che vedono il programma, la televisione, vedano sto polpaccio con sto calzino che sembra quasi un autoreggente. Io non potevo rischiare questa cosa, cioè, avevo precise indicazioni che non potevo fare quella tua convocazione. No, no, a parte il fatto che si vedono cani e porci, cioè un autoreggente alla fine non è che sia così tanto, ma aspetta, poi Matteo, mi avete tolto che... il sogno, cioè. Matteo. E poi ho detto, se vieni tu, io che faccio, non gioco. Ma tu mi caccio via tutti e due, come me lo convica lo caccio via. No, potevamo fare una coppia di sfondamento. Proprio... Che vuoi sfondare qua? Io penso se... Cioè, qua, non parliamo di... della panza, per favore, proprio tocchiamo un tasto dolente. Denotto di Napoli che ride! Guarda, guarda come ride, vergognati! Non mi toccate quel portiere, che è l'unico che c'ho. Ecco, tra l'altro la questione dei portieri è un tema scottante per il Monte Giordano, e vedremo anche in fase di calciomercato se si opererà, visto comunque di Napoli sarà fermo ancora per un po'. A lui va il nostro in bocca al lupo. Io vi ringrazio Matteo Lupini sarà disponibile per dispute fuori dal locale, diciamo così, che lontani dalla telecamera, dove potrete regolare i conti, ecco, quindi a disposizione. Vi ringrazio, ci vedremo molto presto per parlare del futuro della vostra squadra. Grazie, grazie. A tra poco. Down, came running.
Bentornati ai nostri divanetti qui per PCS Summer. Potete vedere a fianco a me Massimo Benedetti, che ha svestito i panni di opinionista per noi, perché ci deve parlare del nuovo progetto che lo riguarda da vicino, vero mister? Sì, un progetto importante che avrà come sede la città di Tor San Lorenzo e il campo del Racing Club. Il Racing Club, una squadra conosciutissima sul territorio per quanto riguarda il settore giovanile, aprirà adesso le porte anche ad una prima squadra che disputerà la terza categoria, vero mister? E partirà proprio da lei come allenatore, come direttore, vogliamo dire anche direttore sportivo, perché porterà, diciamo, costruirà una squadra a sua immagine e somiglianza. Questo senz'altro, lì esiste una struttura, hanno un ottimo settore giovanile, quest'anno hanno conquistato due categorie regionali. E presidente Pezzone mi ha subito chiesto che lui vuole vincere e di poter allestire una rosa che riesca ad ottenere tale obiettivo. Allora, se lei mi dà il permesso, cominciamo a farla vedere un po' questa rosa che si sta piano piano formando, perché ne abbiamo una grossa fetta, diciamo, dei rappresentanti autorevoli. Qui alla mia destra abbiamo Stefano Gaito, a seguire abbiamo Ettore Pignataro, Emanuele Migliola e Roberto Mancanimores, ragazzi di Tor San Lorenzo, ex del Tor San Lorenzo, che inizieranno questo nuovo progetto. Allora partirei da Stefano, ecco, quali sono un po' le sensazioni per questa nuova squadra che si formerà con mister Benedetti? Allora, c'è innanzitutto tanto entusiasmo da parte di tutti i calciatori, tutti molto vogliosi di iniziare una nuova avventura, tutti insieme, quasi tutti dello stesso paese, stesso gruppo, e niente, tutti quanti pronti, insomma, ad iniziare, già con varie amichevoli. Il gruppo, diciamo, già è quasi formato e niente, grazie soprattutto, ecco, anche a Pezzone, presidente del Racing Club, che ci sta dando questa opportunità, una grande struttura. Io, Ettore, Emanuele, Roberto e il mister, e stiamo cercando comunque di mettere insieme gli ultimi tappini, insomma, per formare questo gruppo, e siamo pronti, insomma. Noi abbiamo tutta l'estate per conoscere questa nuova squadra, tutta la rosa, i ragazzi che la andranno a comporre. Ne vediamo qualcuno, Ettore Pignataro, si è accomunato dal tuo compagno lì alla profonda destra, Roberto Mancanimores, da una lunga squalifica purtroppo che di cui siete stati protagonisti. Però siamo quasi arrivati, quindi potete ripartire da quando con questa nuova squadra? Beh, noi ripartiremo io e Roberto da gennaio. A dicembre finirà comunque questa lunga squalifica, vogliosi, come diceva anche Stefano, di rimetterci in gioco e di riscattarci tutti quanti per questa nuova avventura e questa grande opportunità, ribadisco anch'io, che ci sta dando il Racing Club e il presidente Antonio Pezzone,
insieme al mister cercheremo di onorare questi colori e questa squadra. Roberto Mancanimores è molto timido, non so se vuole dirci qualcosa, magari qualcosa solamente sulla tua voglia di riscatto, manchi da tanto tempo sul campo di calcio. Ecco, che vuol dire fare di nuovo un campionato, competere per qualcosa? È emozionante, dopo 3 anni adesso è tantissimo. Sei molto emozionato. Alla tua sinistra abbiamo Emanuele Miola che ha vissuto un momento purtroppo poco felice, un brutto incidente, però è ritornato più forte di prima. Abbiamo seguito il tuo ritorno in campo con il Tor San Lorenzo e adesso ripartirai dal Racing Club. Vabbè, come ti senti innanzitutto? Vabbè, io mi sento bene, ho voglia di far bene, mi voglio mettere in gioco appunto con questo nuovo gruppo e spero di far bene per tutti noi e per la nostra squadra. Tu sei molto giovane, da parte dei dirigenti del Tor San Lorenzo si è sempre detto un gran bene di te come uno dei prospetti più interessanti. Pensi magari di incontrare magari una rivincita con questa nuova opportunità che avrai? Certo, io lo spero, spero di non smentire le voci che i miei dirigenti affermano e vedremo appunto il prossimo anno. Allora, mister Benedetti, ci sembra di capire che si sta formando un gruppo veramente voglioso di rivincita, di riscatto e anche, perché no, di fare l'esploit, magari vincere alla prima occasione la categoria. Lei sente, che sentore ha, insomma, sente che si può raggiungere questo obiettivo voluto tra l'altro dal presidente Pezzone? Ma io innanzitutto volevo ringraziare i ragazzi che in un periodo per me difficile hanno pensato a me perché io guidassi loro verso questa nuova avventura. Ringrazio tutti, per me allenare a Tor San Lorenzo è stato sempre un mio sogno, tante volte ci sono andato vicino, poi non è mai avvenuto, stavolta l'opportunità c'è, è una grande squadra a mio modo di vedere, saremo inseriti nel girone di Roma che è il girone più competitivo. E io sono sicuro che questi ragazzi, perché poi naturalmente dipende sempre solo ed esclusivamente di chi va in campo, riescono a dare alla città le soddisfazioni che merita e che meritano loro insieme al presidente e alla società. Come tutti gli allenatori, anche lei avrà, diciamo, dei suoi pupilli tra virgolette, dei giocatori su cui fa particolare affidamento anche per esprimere il suo gioco, quello che preferisce. Porterà qualcuno di questi elementi in questa nuova avventura, elementi che ha avuto nella recente esperienza al Monte Giordano? Presumo di sì, che mi seguano. Magari tu sai bene qual è il mio modello di gioco e ci vogliono i giocatori adatti a fare questo. Penso di sì, ma comunque già il bacino d'utenza del Tor San Lorenzo è un grande bacino e questi giocatori che hanno fatto, non vorrei dimenticare, prima e seconda categorie sicuramente faranno benissimo nel prossimo campionato. Allora, non so se i nomi vuole farli lei o se no facciamo vedere un foglio che abbiamo intravisto fra le mani dei suoi nuovi allievi, diciamo così, dove abbiamo visto insomma nomi importanti per il territorio. Che facciamo, ce li fa lei o sbirciamo su questo foglio? Dai, posso fare benissimo pure io, sicuramente Edoardo De Angelis mi seguirà, Roberto Arena mi seguirà, Necci, Recupito e Spadaro, per ciò che riguarda, diciamo, coloro che ho avuto nella mia recente esperienza appena conclusa. E questo gruppo, diciamo, sarà aiutato dal grande settore giovanile del Racing Club, che troverà appunto un ulteriore sfogo, un ulteriore sbocco proprio nella sua squadra. Quindi che importanza si darà anche alla volontà di lanciare dei giovani?
Ma già questo è un gruppo molto giovane. Manuele 94, c'è anche tanti 92, 93. E il nostro obiettivo sarà anche quello comunque di valorizzare ciò che proporrà la Juniores e diventare un'unica famiglia nel bene appunto della società. Noi lavoreremo per questo, sono sicuro che lì ci saranno tutte le componenti perché ciò accada ovviamente. La vostra sarà una squadra nuova, quindi è difficile parlare di derby, ma c'è magari una partita che vorrebbe giocare più di tutte le altre l'anno prossimo con la sua nuova squadra? Guarda, le partite, qualora si vincono, danno sempre 3 punti. Poi se qualche partita che io vorrei giocare, le partite sono tutte importanti, forse in qualche determinata gara, se ci sarà, vedrò di non sbagliare panchina. Ci siamo capiti, insomma. Ecco, passo un attimo dai suoi ragazzi perché vorrei sapere, diciamo, voi vi conoscete bene, siete un gruppo già affiatato che ha già giocato insieme. C'è fra voi magari un nome che pensate possa fare la differenza? Non so se volete esprimervi in questo senso, vediamo un po', passiamo la palla a Stefano Gait. Guarda, io credo che la differenza la farà tutto il gruppo, è proprio questo il bello. Cioè ogni giocatore può dire la sua a modo suo, quindi non c'è un personaggio in sé per sé che può... Tutti faranno la differenza. Tutti, qualora avranno voglia di giocare, tutti faranno la differenza. I giocatori siamo noi, il gruppo è sempre lo stesso, parecchi di Tor San Lorenzo, perché no? Che hanno tanta voglia di riscattarsi, ma veramente tanta, e questo sarà quello che farà la differenza, nient'altro. Pignataro ugualmente diplomatico? Scherziamo ovviamente. Diciamo che più o meno sì, comunque la penso come lui, nel senso che la voglia di riscatto da parte di tutti quanti sarà l'elemento fondamentale, la voglia della Juniores comunque, dei ragazzi che avranno finalmente una prima squadra dove potersi esprimere e magari avere delle opportunità anche nelle categorie superiori sarà importante. Credo molto nel riscatto di tutti, io un nome mi permetto di... Perfetto, ci piacciono i nomi, facci un nome, Ettore. Della vecchiaia, perché comunque sarà uno dei più vecchi, quindi più dirigente che giocatore, forse. Secondo me Roberto e Lele, loro due, potrebbero essere le risposte migliori e positive. Lui inizio stagione e Roberto quando rientrerà. Credo molto in loro due. In tutto il gruppo, come dice Stefano, però... Loro due per me, sarà che sono difensori come ecco, me. Ecco, quindi sarà composto un ottimo trio e poi... Sì, più ecco, qualcun altro. Il mister di solito gioca a 4, quindi sì, bisognerà vedere l'altro elemento, magari lo conosceremo nelle prossime serate. Qui a diciamo che ci sarà una bellissima competizione in tutti i reparti, da come abbiamo visto. E la cosa bella è che tanti di noi ci conosciamo, tanti ragazzi che porterà il mister comunque di nome, magari non ci conosciamo di persona, però li conosciamo e li accoglieremo comunque a braccia aperte, perché l'obiettivo sarà quello di creare un'unica famiglia tutti insieme, prima squadra e settore giovanile del racing. Allora Emanuele, sei più contento per questa investitura data da Ettore Pignataro o senti più la responsabilità di essere chiamato come uomo chiave dell'anno prossimo? Vabbè, io cercherò di far bene con tutte le mie forze, spero di riuscirci, vabbè. Però appoggio l'idea di Stefano che nessuno è, cioè, non so, non veniva, tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Perfetto, queste le parole di Emanuele Miola. Per concludere, mister, gli obiettivi li abbiamo capiti, quali sono i programmi a breve termine della sua squadra? Ci sarà qualche amichevole, qualche impegno da seguire per tutti gli appassionati? Guarda, noi siamo quasi settimanalmente ormai da oltre un mese disputando degli amichevoli in modo tale da amalgamare sempre di più il gruppo. La preparazione inizierà nella data canonica del 1° di settembre, visto che il campionato inizia a metà ottobre, e
Già ho parlato anche con i ragazzi, vorrei far vedere vecchie immagini magari di squadre degli anni scorsi, grazie anche al vostro aiuto, in modo tale da già da cominciare a vedere come poi ci si dovrà muovere in campo e quello che naturalmente io chiederò e che loro sicuramente saranno in grado di fare. Allora, abbiamo conosciuto quindi il nuovo Racing Club, una nuova squadra che disputerà la terza categoria in un territorio che pullula di passione per il calcio dilettantistico. Continueremo a conoscerli nel corso dell'estate, ma restate con noi per andare a parlare con qualche altro ospite qui in giro. That's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel.
Can't none.
Bring me down, can't numb me.
Bring me down, can't numb me. Bring me down, your love is too.
Thank you.